Palla, sono stati con noi in diversi appuntamenti in altri paesi e stasera non potevano non essere qui con noi a testimonianza di questa accoglienza che noi riserviamo a questi ragazzi. È un appunto veloce, è una vergogna che l'intero Parlamento italiano si sia fermato sullo ius soli e non va in porto, dove abbiamo nelle scuole dei bambini invisibili, senza diritti e senza doveri. Vergognatevi, vergognatevi. Vi aumentate lo stipendio, avete fatto le ultime disposizioni, mancava solo questa. L'avete rinviata, forse avete parlato della prossima legislatura, ma se saranno gli stessi uomini o la stessa testa, lo rimanderanno ancora. Questo nei confronti di bambini. Prego.
di One Nation. Grazie, grazie ragazzi, grazie. Allora, adesso vi presentiamo un ballo di coppia, anche questo a parità della polca era molto ambito da parte dei ballerini. Il concetto è sempre lo stesso: armonia, bravura nei movimenti e soprattutto sorriso. Sorriso. A Masaniello, Antonio e Elena. Un grazie anche alle operatrici del Centro Cappuccini. Grazie. Ciao Osman, alla prossima. Thank you.
c'è sta malattia, e quando è ciò che sono da me, che non conosce sta malattia. Thank you.
posto, a posto. Giosi Cincotti. Allora noi dobbiamo valorizzare e continuare a valorizzare le nostre potenzialità artistiche. Abbiamo avuto Giovanni, adesso c'è Giusto. Il manager ti ringrazia della presenza, ti augura sempre cose migliori. Il programma che hai, non lo so, esprimi quello che vuoi in breve tempo. Buonasera a tutti. Allora, volevo solo dire che alla fine il mio essere musicista è anche perché le mie orecchie da piccolo hanno ascoltato la tradizione del gruppo folkloristico, la fisarmonica e tutto questo per la fine oggi mi ha portato a riprendere la fisarmonica. Comunque mi sta dando molte soddisfazioni, io sono pianista di base da stessa, però la fisarmonica è comunque rimasta nel DNA e quindi tutto questo, vedete, fa bene perché anche alle nuove generazioni, quindi sono felicissimo di vedere i bambini piccoli, cioè gli allievi, che c'è questa crescita, e volevo fare i miei complimenti ai preparatori che sono bravissimi perché sì, passioni, tanto lavoro, si vede tutto il lavoro che hanno messo. Comunque tutti quanti gli altri ragazzi sono bravissimi, i maestri che conosco, i maestri Giovanni, Zirafele, Salvatella, che tra l'altro vi prometto, ieri ho parlato con Zirafele, voglio imparare a suonare la ciaramella. L'anno prossimo farò un pezzo con la ciaramella. E sono anche contento comunque questa integrazione con i ragazzi afghani, perché sono nel mio cuore, sono spesso con i musicisti senegalesi e ho fatto comunque della contaminazione della mia musica world, etnica, e è un valore veramente enorme perché non solo la tradizione, diciamo, del nostro paese, ma mi interessa molto le tradizioni degli altri paesi, dell'Africa, della Cina, del jazz, dell'America, del Brasile. Tutto questo crea solo armonia. Se no che sia. Vi ringrazio, vi auguro buon Natale, buone feste e facciamo in modo che continui questo progetto. Grazie a tutti. Grazie a te, tutti. Giosi, tu stasera hai dato, me lo consento perché ne sono profondamente mortificato, uno schiaffo alla scuola di Porta, perché ha rifiutato un progetto sulla zampogna e ceramella e sul Monti. Cose da, non offendiamo i turchi, ma dovremmo dire cose da turchi. Quindi grazie di questo messaggio che tu hai mandato e proseguiamo con il nostro spettacolo. Cioè siete pronti? Che sorriso, Presidente, che sorriso. Che è difficile usare voi? Turbans, dovete usare perché il sorriso è bianco, non è pubblicità. Allora, ci avviamo alla conclusione, la quadriglia. Thank you.
non è finita. Abbiamo adesso grazie, grazie di cuore. Speriamo che il tempo domani
cappello negro, incappucciato. Grazie di nuovo per la vostra presenza e alla prossima, che sarà breve, quindi non andremo molto lontano. E balla.